Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Come avrete letto dal titolo, oggi andremo a comprare insieme il mezzo sangue olandese, ovvero una razza bellissima e molto sportiva, un cavallo che è adatto a qualsiasi disciplina, ma adesso li andremo a vedere insieme. Come avete visto, sono insieme a mia sorella, è qui accanto a me, quindi... Salve, salve. Adesso ci dirigiamo nel luogo in cui sono i cavalli in vendita, che sono appunto al maniero di Silverglade, se non mi sbaglio. Allora ragazzi, sono esaltatissima perché è una razza che dagli spoiler ho visto e mi sono da subito innamorata. Quindi adesso andiamo ad analizzare tutti i manti uno per uno, anche se li ho già visti, ok? Però è importante vederli in gioco, anche perché hanno un effetto diverso rispetto a un semplice video guardato su YouTube, ok? Partiamo dal morello, è ben fatto. L'unica cosa che proprio non mi piace è questa parte qui della coscia, che è proprio sfumata male, se vi devo dire la verità, perché è come se fosse quasi una palusa, cioè ha una sfumatura troppo bianca. Sì, troppo bianca in effetti sulla groppa. Adesso abbiamo il grigio pomellato, è fantastico. Mi piace tantissimo il fatto che non sia del tutto pomellato, ma solo in parti particolari, ovvero... Guarda gli zoccoletti. Esatto, nelle zampe per esempio è fatto davvero bene. Prossimo cavallo è questo fantastico Sauro. Bellissimo ragazzi, ha delle balzane fantastiche, ha le calzette un po' lunghe, al punto giusto, e anche una bellissima lista sul muso, e devo dirvi la verità, questo è uno dei manti su cui ero indecisa. Tuttavia non è questo il mio interesse, andiamo avanti. Questo invece è un Sauro che si avvicina un po' più sul castagna, e quindi un Sauro quasi, non direi bruciato, comunque un Sauro scuro. Asia probabilmente prenderà questo manto, non si sa se abbia scelto già il nome, quindi è un po' incerto. Però comunque questo è anche, ha la sua particolarità. Guardate le balzane. Le balzanine piccoline nei posteriori, e anche la particolarità delle sfumature nelle zampe, perché questi cavalli, sì, ragazzi, sono stati fatti veramente bene. Le loro sfumature sono fantastiche. Questo è il prescelto. Ricordate che in tutti i video vi ho sempre detto che se ci fosse stato il baio perfetto lo avrei preso? Ebbene sì, direi che è arrivato il momento, perché guardate, ha delle balzane che comunque non sono del tutto uguali, è alternato, una balzana un po' più lunga, una mini balzana dietro, davanti non ha nulla, tuttavia in compenso abbiamo una bellissima lista di fronte e la pomellatura che ha nell'addome è perfetta, quindi direi che è il baio perfetto. Ha un sacco di particolari, esatto. Questo lo rende unico. Allora, ragazzi, è troppo bello. Allora, ero indecisa tra questo e quello color castagna. Ok, quindi Asia era indecisa fra questo manto qui, di cui parlavamo precedentemente, e questo cremello, appunto. Non è un albino, non è da confondere con l'albino, perché comunque ha delle tonalità che danno sul rosato, quindi è un cremello. Se sapete ragazzi, una curiosità, Star Stable inizialmente non voleva aggiungere questo manto, anche perché non è un manto presente nella linea degli olandesi, e quindi diciamo ha suscitato un po' di perplessità, però i giocatori lo volevano comunque in gioco, quindi lo hanno aggiunto in ogni caso. L'ultimo manto che ci rimane è questo Sauro bruciato, con delle sfumature troppo belle nelle giunture, anche delle pomellature nei fianchi e anche nel posteriore, guardate quanto è carino. Potete vedere anche delle piccolissime balzane dietro lo zoccolo, tanto che gli zoccoli li rende biondi in un certo senso. Anche realistici, perché... Esatto. E poi ha una piccola lista, appunto è frammentata, che lo rende anch'esso unico. E direi che è giunto il momento di comprare il nostro cavallo. Ora in base al nome, vediamo un nome che mi possa venire in mente. Probabilmente impiegheremo molte ore, cioè impiegherò molto tempo. Comunque, ci vediamo fra un bel po'. Ok ragazzi, dopo una lunga riflessione sono giunta alla conclusione che, anche se non c'entra molto con il manto, però Nebula mi ispira molto, anche perché sembra un nome molto serio per la razza che è, quindi
Nebula, sapete cos'è? È quella meravigliosa massa gassosa nell'universo, e quindi c'è un qualcosa di meraviglioso, quindi ci sta. Sei pronta? Aspetta, aspetta. Allora, Nebula intanto è... magari facciamo... Io faccio giumenta, una giumenta giovane. Sì, pure io. Ok, quindi ci siamo. Ok. Ti ricordo che c'è quella cosa sicura? Sì, esatto, compriamo il cavallo, siamo sicuri? Ok, al 1000%. Questo sì. È fantastico. Ok, 3, 2, 1, via. Oh my god, guarda che bello. No ragazzi, sono super emozionata, guardate la meraviglia. Intanto io lo mando nella stalla, perché da tradizione è sempre un'altra emozione. Sì, è da tradizione ormai mandarli in stalla e andare direttamente lì. Ok ragazzi, Asia vuole aprire una parentesi, non so di cosa si tratti, parla. È passato solo una mattina e già il torrione mi manca. Ah, vero. E niente ragazzi, è giunto la fine del torrione, però ci sta, anche perché ora ci prepariamo al Natale. No, non ci sta. Cosa più emozionante. Non ci posso credere. Io... Oh ma... Ma è bellissimo. Sono altissimi. Sono enormi. Oh, è troppo bello. Adesso ragazzi è giunto il momento dell'outfit. Ok ragazzi, guardate che meraviglia, che eleganza, mi ritrovo davanti. È pur vero che magari l'outfit del personaggio non si addice perfettamente all'outfit del cavallo, però siccome non ho molti outfit appattati di dressage, per ora accontentiamoci di questa combinazione. Andiamo a vedere le acconciature. Ma che carini! Io non so dove sia. Asia, dove sei? Oh! Sto arrivando. Ok, sta arrivando. Ragazzi, guardate il figliolino! Ma che piccolo! Guarda la differenza! Oh di... mio Dio! Non ci credo! Guarda quanto è piccolo! Guarda, sono una nocciola vivente! Oddio, eccola! Caso guarda, mi ha copiato l'outfit! Non è vero! Guardiamo le acconciature. Allora, partiamo dall'acconciatura normale e io direi che comunque bella è abbastanza. Aspetta! Andiamoci con calma. Dicevamo, la criniera normale è perfetta, direi. Quasi quasi la lascerei così, ma adesso andiamo ad analizzare qualunque criniera. Allora, partiamo dalle treccine in cui abbiamo sia la criniera, quindi sia i cipollini nella criniera, ma anche questa particolare acconciatura nella coda, che è veramente fantastica. Non so infatti se scegliere questa, anche perché al cavallo sta benissimo. Poi abbiamo solamente i cipollini nella criniera, con questa qui. Poi c'è un'acconciatura in cui possiamo mettere la criniera un po' più lunga e la coda rimane la stessa, presumo. Possiamo metterlo pure pelato. Sì, esatto. Ci sono intanto le treccine queste piccoline, comunque, perché la criniera non è molto lunga, quindi le treccine sono abbastanza corte. Però sono carinissime, guarda quanto è carino. E giustamente ha anche la treccia nella coda. Poi ci sono queste qui, che è semplice. L'unica cosa che cambia appunto rispetto alla prima è che la treccia è lunga. E ci sono le cipolline. Sì, i cipollini. Qui invece abbiamo un'acconciatura molto pelata, come potete vedere. Però questa acconciatura, diciamo che non mi è mai piaciuta particolarmente, magari in casi particolari appunto. E infine c'è la cresta un po' più lunga, come potete vedere. Allora ragazzi, per il momento scelgo questa qui. Ok, ci siamo. Sembrano dei cavalli da campionato. Ma sono dei cavalli da campionato. E adesso direi di analizzare le andature. Guarda. Mettiti in posizione, per favore. Per fa... Allora ragazzi, partiamo dal passo, come potete vedere.
è di un'eleganza assurda. Questo cavallo è fantastico. Guardate anche la posizione del collo, che è particolarmente inarcata, quindi ha un'incollatura molto stretta. È diversa per esempio dal quarter, che ha un'incollatura molto rilassata. Qui invece in tensione, proprio perché ha una bella figura a livello estetico per il dressage. Per esempio, passiamo al trotto. Come potete vedere, è un trotto diverso rispetto agli altri, è come se già comprendesse una mossa speciale. Infatti questo cavallo, ora vedremo, che ha due mosse speciali. Oh no, incidente! Come potete vedere, alza gli anteriori in modo evidente. Passiamo al canter invece. Questo è bellissimo. Che non cammini dritta, cammina dritta! Passiamo al galoppo veloce. Hanno i posteriori sicuramente abbassati e gli anteriori tendono ad andare sempre più in alto. Nonostante questo, è una bellissima andatura, perché si vede che è un cavallo ben ammaestrato, ben domato, è da dressage. Fa ridere come galoppa. Passiamo al galoppo veloce invece. Come potete vedere, in questo caso allunga un po' il collo. Se devo dire una mia opinione per quanto riguarda le andature nel complesso, sono stupende. Io amo questo cavallo e probabilmente adesso mi è venuta voglia di fare dressage così all'improvviso, creare tantissime coreografie. Adesso andiamo ad analizzare i salti. Prima al trotto, adesso è possibile fare i salti al trotto, infatti guardate. Bellissimo. Anche se mi sembra un po' strano, infatti come potete vedere fluttua, non riesce ad aggiungere a terra in modo normale. Vabbè, però Star Stable ha una propria fisica, quindi ci sta. Adesso vediamo il salto al galoppo, cioè al canter. Questo è già meglio, però come potete vedere non tocca i zoccoli per terra. È sempre in questa maniera. I salti al galoppo medio. Forse è un po' simile a quello del belga, se non mi sbaglio. Vediamo al galoppo veloce. Già, la situazione cambia. Comunque si vede che non è un vero e proprio cavallo da salto, bensì da dressage. Adesso vediamo la fermata. Oh my god. Oddio, non me lo ricordavo così. È molto... brutta, potremmo dire brutta. Ok, devo dirvi che la fermata è l'unica cosa che non mi piace di questo cavallo, anche perché mi sembra troppo improvvisa e fatta male. Il collo subisce uno scatto che non dovrebbe. Sarebbe stato perfetto se avesse avuto una frenata simile a quella del belga, per esempio, o anche, non so, quello dello Shire. Guardiamo invece l'impennata, che mi sembra particolarmente interessante. Vediamola. Devo dire che è abbastanza uniforme. Proviamo a fare un'impennata frontale, vediamo se ci riusciamo. Vediamo l'indietreggiata invece. Queste invece sono le animazioni di quando sta fermo e devo dire che è un cavallino molto tranquillo, pacato nei suoi movimenti. E non so voi ragazzi, però penso che questa sia una delle mie razze preferite adesso su Star Stable. Abbiamo allenato fino a livello 7, ci è voluta una giornata intera, però non fa niente. E adesso vi mostriamo le mosse speciali. Intanto andiamo al passo. Per effettuare questa prima mossa speciale è necessario andare al passo normalmente, poi premere Shift, ovvero quella freccina in su che trovate nella tastiera a sinistra, e al contempo premere W. Quindi prima Shift e poi W per ottenere il trotto allungato. Guardate che eleganza e meraviglia, guardate come spinge gli zoccolini in avanti, ed è proprio la stessa immagine che vedremo nella realtà. Su questa mossa speciale si sono veramente impegnati, guardate che meraviglia. Questo è il trotto normale, ok? E poi giustamente abbiamo il trotto allungato. Anche dal trotto si può fare questa mossa speciale, come avete visto. L'altra mossa speciale è molto semplice e potrà essere effettuata nel momento in cui il cavallo è fermo, come potete vedere in questo modo, e basterà premere la barra spaziatrice per ottenere appunto questa mossa speciale. Il piaffè
ed è fantastica. È come quella del lusitano, però con le gambe che appunto si sollevano maggiormente da terra. E in particolar modo, piuttosto che fare un piaffè avanzato, lo fa da fermo. Bene ragazzi, spero tanto che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa nuova razza e in particolar modo fatemi sapere nei commenti qual è il vostro manto preferito. Questo è tutto per oggi e noi ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao! Ti voglio bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video, un bacio!